insomma, presentare il libro a Ferrara mi emoziona particolarmente, perché a Ferrara sono nata, cresciuta, ho fatto le scuole, il libro parla di Ferrara, parla di mia madre, parla della mia famiglia, parla di mia madre che è morta a Ferrara. E insomma, lo sapete com'è, uno in patria è sempre un pochino più emotivo ed agitato, e quindi non andava bene un presentatore qualunque, ci voleva un demente. Allora era il modo in cui mia madre, nostra madre, faceva le cose, così un po' imprecisamente. Nel libro racconto del suo arrosto, che lei faceva senza guardare, buttando a casa nel tegame l'arrosto, l'aglio, l'olio. Io sono Nicola, quello che ti ha visto questa mattina, molto piacere, bene, ciao, tutto bene. Allora Daria, che effetto fa scrivere della propria adolescenza a Ferrara, di Piazza Eristea, Parco Massari, delle scarpinate in bicicletta anche con la neve, e ritrovarsi poi più tardi a raccontare tutto ciò a dei ragazzi che comunque si rispecchiano nelle tue righe? Beh, fa un effetto bello, perché poi non è cambiata Ferrara, è una delle città credo meno cambiate d'Italia, no, ma questo è anche molto bello, è bello per chi se la ricorda, perché i ricordi sono vivi e mi fa molto piacere se qualcuno si riconosce, si ritrova i luoghi, le emozioni, le suggestioni, quindi mi fa piacere. Ok, e tu il tuo rapporto con Facebook, comunque scrivi per Vanity Fair, la radio, qual è il mezzo che comunque secondo te può trasmettere di più alle persone? Beh, dipende, sai, trasmettere di più dipende anche dal punto di vista di informazione, comunque, non solo comunicazione. Insomma, la radio è un bel mezzo, Facebook è molto interessante, però fa anche perdere un sacco di tempo. Io ho avuto un periodo di grande amore, ma ho dovuto lasciarlo, raffreddarlo, perché non ce la facevo a star dietro a tutto. Insomma, ogni mezzo è interessante, dipende da come lo si usa. E se non sbaglio, in uno degli ultimi articoli su Vanity Fair raccontavi appunto di tua figlia e di trasmettere questa passione per lo scrivere, che è il mestiere più bello che ci possa essere. Perché? Perché intanto deve piacere, perché non è detto che possa piacere a tutti, però se ti piace è bellissimo. Io ad esempio ho scritto questo libro molto tardi, perché l'ho scritto a 47 anni e in realtà ce l'avevo dentro da almeno 20 anni e forse non mi sono lasciata andare prima, perché magari avevo il tabù della scrittura. Invece forse bisogna, se uno ha voglia, se la sente, se ha la curiosità, bisogna lasciarsi andare, come faceva mia madre, no? Senza guardare, di fare le cose così un po' anche imprecisamente, però insomma lasciarsi andare alle cose belle che ci possono essere. Ultima domanda, proprio recente, l'intervista con Brunetta. Ora, lasciando perdere la politica, come fa una giornalista a mantenere tanta calma comunque una trasmissione dove molte persone comunque la stanno guardando, e reprimere l'istinto che ci potrebbe essere in quel momento di fare altro? Beh, non ho alternative, quindi devo per forza. Insomma, è il mio mestiere, d'altronde gli ospiti li invito io, quindi sarebbe molto scortese che, non so, mi alzasse e me ne andasse, quindi ho il dovere di mantenere la calma. Okay. Grazie.